In questa seconda parte di video andremo a vedere come si programma un piro musicale con Cobra Show Creator. Prima cosa che facciamo, file, nuovo spettacolo. A questo punto qui ci chiede, come abbiamo visto nei video precedenti, se vogliamo scegliere di programmare uno spettacolo senza musica o con la musica. Nei video precedenti abbiamo analizzato entrambe le opzioni che si possono realizzare utilizzando la funzione senza musica. In questo caso, visto che parliamo di piro musicale, andiamo a selezionare con la musica. Mettiamo il nome al nostro spettacolo, adesso mettiamo uno così per semplicità. Andiamo a prendere una canzone a caso, qui ci chiede di caricare già un file audio, carichiamo questo. Perfetto, ovviamente carichiamo un file MP3. Vedete, abbiamo caricato il file audio, in questa sezione viene visualizzata la traccia wave del brano in MP3. Notiamo i controlli, abbiamo i controlli classici per poter mandare avanti la musica, stopparla o fermarla del tutto rimandandola indietro. Qui abbiamo il nome della traccia audio e qui se clicchiamo su quest'icona praticamente ripetiamo la procedura per poter caricare il file audio. In questo caso l'abbiamo già caricato. E allora qui abbiamo il volume della traccia, quindi per poter realizzare il nostro programma, la prima cosa che dobbiamo fare è capire come si agisce sulla traccia audio per poter mettere, diciamo, le linee, le accese. Per prima cosa, quindi facciamo play sul file musicale. Il file musicale parte, vedete, per poter aggiungere le varie linee basta premere al momento opportuno il tasto più. Adesso vi faccio vedere. Così, ogni volta che premo sul tasto più si aggiunge una linea, vedete sopra. E così via, io posso per la durata del mio brano aggiungere le linee in questo modo qui. Ovviamente, premendo su pausa, posso spostare il cursore in qualsiasi punto, posso andare a cliccare sul punto desiderato. Ovviamente posso anche aumentare l'ampiezza dell'onda, diciamo della traccia audio. In questo caso c'è una visualizzazione di traccia stereo. Se mi è più semplice, posso andare in opzioni, setting, vado praticamente, clicco qua dove la traccia audio la faccio diventare mono, salvo. Ecco, se risulta più comodo questo tipo di visualizzazione, posso anche fare così. Cliccando su queste due freccette aumento e diminuisco l'ampiezza della traccia audio. Posso arrivare al massimo a raddoppiarla, comunque è già utile. A questo punto vediamo come andare a modificare, a scrivere all'interno di ogni linea che automaticamente è comparsa in questa schermata quando cliccavo il tasto più. Allora, l'unico valore che viene messo in automatico è il valore del tempo. Il tempo corrisponde praticamente al tempo della traccia audio nel momento in cui ho cliccato più. Quindi diciamo il primo click l'ho fatto a 12 secondi dalla partenza della traccia audio. Qua ci sono tutti gli altri parametri che vanno inseriti. Allora, prima di tutto abbiamo il canale sul quale vogliamo fare il canale della centralina che vogliamo far sparare, quindi in questo caso possiamo mettere 1, la linea desiderata, il nome dell'effetto possiamo scrivere non oggetto, durata dell'effetto in questo caso è trascurabile. Ci sono questi due parametri invece che sono molto importanti, igniter prefire e lift time. Igniter prefire è il prefire di alcuni tipi di accenditori, tipo i Talon ad esempio, che sono accenditori a filamento, quindi quando arriva l'impulso, i 12 volte che vanno a dare corrente all'accenditore, l'accenditore non dà automaticamente il fuoco immediato alla miccia,
il talon si riscalda in circa un secondo e mezzo dopo aver ricevuto l'impulso, diciamo il voltaggio in ingresso. Per cui se usiamo questo tipo di accenditori dobbiamo in questo caso settare un tempo di accensione, solitamente per quegli accenditori vale un secondo e mezzo, che poi andrà a compensare questo tempo qui. Praticamente anticipiamo questa battuta del secondo e mezzo necessario a far funzionare l'accenditore Talon. Quindi in questo caso scriviamo, scusate, 1.5. Se poi avessimo, in questo caso abbiamo un monogetto, ma se avessimo addirittura delle sfere, dobbiamo anche considerare il tempo di salita delle sfere, sempre per andare a compensare il tempo, diciamo, sul quale noi vogliamo che poi l'effetto si realizzi. Quindi in questo caso, se vogliamo che una determinata sfera possa scoppiare a 12 secondi sulla traccia audio, necessariamente abbiamo compensato il pre-fire nel caso di un accenditore Talon, andiamo a compensare anche il tempo di salita. Facciamo il conto di avere una sfera da 7,5 che mediamente impiega 2 secondi, media insomma, e quindi praticamente impostiamo anche il tempo di salita. Vedremo l'effetto della compensazione di questi due parametri quando andremo ad esportare questo file nel file CSV effettivamente funzionante per la Cobra 18R2. Vedremo che a questo tempo praticamente verrà diminuito di 2 secondi e mezzo, la somma di questo e di questo, 3 secondi e mezzo, scusate, la somma di questo e di questo qua. E qui andiamo a cliccare la postazione, questo servirà poi per la stampa delle etichette. Facciamo ad esempio postazione 1, facciamo corrispondere la centralina con canale 1. Come abbiamo visto negli altri video, angolo e commenti sono opzionali, insomma. E così facendo per tutti, diciamo, tutte le linee di sparo che andremo ad inserire all'interno del nostro file più musicale. E qui abbiamo visto la durata dell'effetto se abbiamo, diciamo, delle cassette, delle torte, non so come le chiamate, metteremo ad esempio, non so, 20 secondi, 30 secondi, a seconda di quello che è la durata dell'effetto. Ovviamente questo si usa per riuscire così ad avere un'idea di quanto tempo questo effetto va a occupare sulla traccia audio, quindi si fa per tempi importanti. I tempi importanti solitamente avvengono per torte, per cassette, insomma. Non solo cassette, non solo torte, ma anche eventualmente catene. Quindi se abbiamo una catena di 10 sfere spolettate a 2 secondi, ovviamente la durata totale di questa catena è 20 secondi, quindi un tempo importante per la copertura della traccia audio, e quindi è bene avere un promemoria e segnarlo qui. Allora, in questo caso abbiamo un monogetto, quindi mettiamo, insomma, non interessa, lasciamo 0. Quindi noi andiamo a compilare tutte le altre linee, quindi facciamo finta di sparare sempre dalla stessa postazione, dalla stessa centralina. Allora, segnaliamo 1, canale 1, insomma. L'accesa sono quelle successive, quindi la 2, la 3, la 4, 7, 9, 10 e 11. Abbiamo visto in questo caso che il pre-fire lo utilizziamo se abbiamo sullo spettacolo accenditori tipo Talon o filamento, insomma, non gli accenditori classici immediati. Se abbiamo tante linee e sappiamo che su tutte quante utilizziamo gli accenditori di quel tipo, possiamo fare un'altra cosa, possiamo andare su opzioni, settings. E a questo punto andiamo su Events. Vedete, qui c'è una funzione che permette di settare di default, quindi all'inizio, la durata, diciamo il pre-fire del tipo di accenditore che sto utilizzando, e lui automaticamente poi lo imposta su tutte le linee. Questo forse è più utile farlo all'inizio quando si sa già che tipo di accenditori si utilizzano. Se noi facciamo, in questo caso impostiamo 1.5, quindi per tutte le linee, salviamo. Vedete, automaticamente questo valore viene impostato su tutte le linee che io ho in questo momento sul mio file programmato per Piro Musicale.
tutte le linee successive che andrò ad aggiungere automaticamente verranno fuori già con questo valore preimpostato. Quindi facciamo un esempio, clicchiamo play, andiamo in questa posizione, clicchiamo altre linee di sparo, vedete? Ecco qua. Quelle che ho aggiunto sono queste tre qua, hanno automaticamente questo valore. E a questo punto, ovviamente, i tempi di salita invece li vado a impostare io volta per volta. Per eliminare le linee che abbiamo aggiunto erroneamente o che vogliamo eliminare per qualsiasi motivo, basta selezionarle, spingere il tasto meno. Qui ci chiede, come abbiamo visto l'altra volta, volete cancellare la linea selezionata? Sì, la cancelliamo. Così via, adesso cancelliamo anche queste due, tasto meno e cancelliamo. A questo punto facciamo finta di avere compilato per bene tutto il nostro spettacolo, possiamo andare a riascoltarlo e osservando, diciamo, volta per volta le varie accese nel momento stesso in cui vengono diciamo attivate sul programma. Ora, il tempo di salita e il prefire dell'accenditore, come abbiamo visto, vanno ad agire sui tempi delle linee, delle battute, cioè questi tempi vengono anticipati della somma di questi due tempi qua. Però visivamente questi due tempi li abbiamo anche sulla traccia audio. Ad esempio, se andiamo a selezionare questa riga qui che corrisponde alla prima battuta, diciamo a 12 secondi, se andiamo sulla traccia audio vediamo che questa è la prima battuta, questa qui, e in corrispondenza abbiamo questo rettangolino rosso dell'estensione temporale esattamente della somma di tempo di salita e prefire. Quindi di 3 secondi e mezzo. Questo rettangolino vale sulla lunghezza d'onda esattamente 3 secondi e mezzo, vedete? Vuol dire che mentre qui, in questo punto esatto, il punto in cui, in questo caso abbiamo detto se abbiamo una sfera, la sfera si apre nel cielo, l'inizio di questo rettangolino è il momento esatto in cui viene data l'alimentazione all'accenditore. Ovviamente questo rettangolino è composto dalla somma di cosa? Dalla somma dell'ignito e prefire e del tempo di salita, che sono le due voci che vediamo nel menu a tendina che si è aperto quando poniamo il cursore sul rettangolino. Vedete, se poniamo il cursore sul rettangolino si apre questo menu a tendina e dove ci sono le tre voci. Innanzitutto firework name, quindi il nome che abbiamo dato al nostro fuoco d'artificio, abbiamo messo un monogetto in questo caso, al nostro effetto. Però in questo caso stiamo parlando di una bomba, perché, di una sfera, perché poi abbiamo messo un tempo di salita da 2 secondi. E vediamo che il nome dell'effetto, quindi facciamo così, è monogetto. Poi abbiamo prefire duration, che è il tempo di prefire, quindi dell'accenditore, in questo caso 1 secondo e mezzo, e lifetime duration, che è il tempo di salita della nostra sfera, in questo caso 2 secondi. La somma fa 3, quindi questo rettangolino è la somma di quelle due voci, ognuna delle quali ha un determinato valore. Ovviamente questo vale per tutte le linee di accesa che abbiamo impostato. Se noi andiamo a cliccare su questa linea di accesa, su questa accesa, dove abbiamo impostato solamente un prefire dell'accenditore, vedete che il rettangolino è più piccolo, perché comunque la sua estensione sulla linea del tempo della musica vale solamente 1 secondo e mezzo. Se lo andiamo a modificare, quindi andiamo a mettere ad esempio un tempo di salita, che ne so, di 3 secondi, perché abbiamo una sfera del 10 ad esempio, e ci posizioniamo sempre su di esso, vedrete che a questo punto il rettangolino è aumentato l'estensione, perché oltre al secondo e mezzo dell'accenditore, del prefire dell'accenditore, abbiamo aggiunto anche i 3 secondi di salita della sfera. Quindi 1 secondo e mezzo più 3 fa 4 secondi e mezzo. L'estensione di questo rettangolino sulla barra del tempo della musica è esattamente 4 secondi e mezzo. E così via per tutti gli effetti che andiamo a modificare e andiamo ad impostare. Ora, se andiamo a riascoltare il nostro brano,
facciamo finta di aver compilato tutte le linee per tutto il brano, per tutta la durata del brano, se andiamo a riascoltare, appunto, dicevo, il brano, facciamo così, mettiamoci all'inizio, vedrete che le linee, man mano che vengono sparate, si accendono, diventano rosse e poi dopo cambiano colore, diventano questo marroncino scuro. Questo serve per dare un'idea, a fine programmazione, più o meno, se i tempi di battuta rispetto alla musica sono esatti, e comunque da un piccolo esempio dello scorrere delle linee d'ascesa sul brano. Infatti ricordiamo che, non essendo un simulatore, questo programma non dà la possibilità di vedere visivamente cosa viene realizzato, però può dare il senso del tempo e il senso della copertura delle varie battute. Per fare questo abbiamo detto, osserviamo questi, diciamo, le cellette dove viene indicato il tempo di accesa, clicchiamo play, la musica parte. Poniamoci qua. La prima accesa è a 12 secondi, questa non verrà visualizzata perché è la prima, verranno visualizzate quelle successive, quindi da questa in avanti. Adesso avevo selezionato questa, quindi così non è andata. Ecco, vedete? Ovviamente ho fatto partire il brano avendo selezionato questa, quindi quella selezionata non viene evidenziata. In questo caso, se avessi selezionato questa qui come partenza, lo rifacciamo. Questa non verrà visualizzata, ma verranno visualizzate queste, diciamo, dalla seconda in poi. Ecco, vedete. E così via. Ovviamente non sono precise perché l'abbiamo fatto adesso giusto a scopo dimostrativo. In questo caso ciò comunque ci indica che dobbiamo andare ad agire sui tempi perché l'accensione della linea non è esattamente corrispondente alla battuta. E fatto questo e detto questo, andiamo a vedere come si fa ad esportare il nostro file nel formato necessario per essere caricato sulla 18R2. Prima di tutto, ovviamente, dobbiamo salvare, quindi facciamo salva spettacolo. Ovviamente, lo spettacolo è stato salvato. Poi andiamo su questa iconcina qua dove c'è scritto creare il file script per la 18R2. Clicchiamo qui sopra. Ovviamente, ci dà, come abbiamo visto negli altri video, ci dice attenzione, selezionati i parametri. Quali parametri? Parametri che abbiamo visto l'altra volta, quindi il canale di trigger della 18R2, in questo caso mettiamo 00, il tasto che dobbiamo impostare per far partire lo spettacolo, potremmo utilizzare il tasto 1, scelta, confirmation non usiamo niente, canale di ritorno mettiamo 00, audio box, sì, utilizzeremo un audio box per campione musicale. In questo caso impostiamoci sul software 3.1 perché diciamo è quello che abbiamo caricato sul nostro audio box, il 3.1. Quindi rispingiamo questa piccola icona, vedete, ci dà tre possibilità: chiudere, quindi non fare niente, aprire la directory dove è stato salvato il programma, oppure esportarlo. Adesso non interessa esportarlo. Quindi, se, qui l'ho già fatto in precedenza, ovviamente se noi salviamo ci dirà che esiste già lo stesso file, ok. E a questo punto abbiamo salvato il file su desktop, lo andiamo a prendere, lo mettiamo dentro una chiavetta e automaticamente questo è già pronto per essere inserito dentro la 18R2. Allora, qui possiamo chiudere. Quindi abbiamo visto come fare a compilare, a creare, a programmare uno spettacolo piromusicale con questo semplice programmino, come fare a salvarlo e come fare ad esportarlo, sulla chiavetta che poi andrà messa dentro la 18R2. Abbiamo la possibilità, di stampare il nostro foglio di lavoro. Allora, a questo punto ci dice, in questo caso dobbiamo installare un piccolo
piccolo programmino che possiamo scaricare da qui per poter creare, diciamo, la nostra scheda di lavoro. Queste sono le impostazioni che dovremo selezionare prima di stampare la scheda, dove ci chiede semplicemente se vogliamo impostare la scheda, diciamo, per tempi di accesa oppure per postazione oppure per canali, dopo quello che va a piacere a seconda di come si è abituati a lavorare. A questo punto, semplicemente file, chiudi spettacolo. Volete salvare? Certo, vogliamo salvarli. Adesso facciamo così e tutti, diciamo, i cambiamenti che abbiamo effettuato vengono salvati. E quindi abbiamo visto come si, in pochi passaggi, insomma, come si riesce a creare in modo semplice, abbastanza intuitivo, un programma piromusicale per il sistema di sparo Cobra attraverso il programma della Cobra, appunto, il Show Creator. Infine voglio farvi vedere una cosa. Ho caricato un file di un programma piromusicale vero, quindi completo. E volevo farvi vedere appunto qual è la compilazione almeno minima per un programma funzionante importandolo con questo software. Questo programma è stato realizzato con Finale Fireworks, quindi lo stesso programma può essere importato anche su Cobra Show Creator. Vedete, qui c'è la colonna con i tempi, con tutte le linee d'accesa, i vari canali delle varie centraline, le varie linee d'accesa, la descrizione degli effetti, la durata non era stata messa, tempo di salita non ce n'è perché in questo caso non sono state utilizzate delle sfere, Igniter Profile è rimasto impostato 1,5 nel momento in cui è stato importato. Se adesso noi andiamo a eliminare, come vi ho fatto vedere prima, questa opzione, basta cliccare qui, automaticamente questi valori vengono cancellati per tutto lo spettacolo. E come vi dicevo prima, cliccando play si illuminano di rosso tutte le accese per dare un'idea, insomma, del susseguirsi delle stesse. Vi faccio vedere un 10-20 secondi di brano per darvi l'idea. Vedete, qui ci sono tutti i segmenti temporali dello spettacolo. E così via. A questo punto chiudiamo lo spettacolo. Direi che per quanto riguarda la dimostrazione e la spiegazione sul funzionamento base di questo programma abbiamo detto tutto. Vi invitiamo per qualsiasi curiosità, per qualsiasi domanda a contattarci. Trovate i recapiti sul nostro sito internet www.brinafireworks.it. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie ancora.